Se venite in Langa non potete non provare i tagliarini con ragù di salsiccia, altrimenti ci penso io. Farina sulla spianatoia, classica fontana, e la pasta da noi si fa solo con tuorli. In questo modo la pasta avrà una consistenza unica, bella tenace sotto i denti, la dovete provare. Aggiungo anche un filo d'olio appena appena, la rende un pelo più elastica e iniziamo. Il modo di impastare è uguale in tutta Italia. Non appena prende un po' di corposità, vado di tarocco. Noterete anche impastando che appunto sarà leggermente più dura magari rispetto a quello che siete abituati, ma deve essere proprio così. La quantità di tuorlo può variare leggermente a seconda di quanto sono grandi le uova. Quindi in questo caso la pasta deve essere sempre molto dura, mi raccomando, però sento che devo aggiungere giusto un tocco di acqua, quindi lo aggiungo in questo modo. Mi bagno le mani e la introduco così, veramente pochissima alla volta, in modo tale da non rompere la pasta e soprattutto non, diciamo, rovinarle la consistenza. Vengono chiamati tagliarini ai 30 tuorli perché per chilo di farina si utilizzano 30 tuorli. Noi abbiamo impastato meno farina e quindi abbiamo usato meno uova, però ricordatevi questo trucchetto dell'acqua perché è veramente importante per ottenere la consistenza perfetta. Direi che ci siamo, ho impastato per 10 minuti. Avendo un'idratazione molto bassa è normale che si strappi leggermente perché è appunto una pasta molto dura. L'importante è che la sentiate tenace, la sento, e soprattutto elastica. A questo punto l'avvolgo in pellicola e la facciamo riposare a temperatura ambiente per almeno una mezz'oretta o comunque tutto il tempo che ci serve per preparare il ragù. Un filo d'olio in pentola, iniziamo rosolando la salsiccia. Io ho già tolto il budello e quindi inizio a spezzettarla all'interno della pentola. E con un cucchiaio di legno, come ogni ragù, vado poi a romperla per bene. Fiamma bella viva. La carne è ben rosolata, comincia a essere appena appena dorata, però non portiamola troppo avanti perché altrimenti rischia di seccare. Anche qui si crea un bel fondo di cottura ricco di sapore, attenzione a non bruciarlo. A questo punto aggiungo cipolla tritata, la carota e sedano. Lasciamo bene appassire a fuoco dolce. In questa fase aggiungo anche uno spicchietto d'aglio. Dopo qualche minuto aggiungo il concentrato. Questo dà una base di sapore bella decisa e l'importante quando usiamo il concentrato è farlo sempre ben tostare. Vedete che con il cucchiaio vado veramente a raschiare il fondo proprio per raccogliere quel fondo di cui parlavamo prima. A questo punto tolgo l'aglio e deglassiamo con vino rosso abbondante. Qui veramente raschiamo bene e prendiamo tutto il sapore di questo fantastico ragù. Scegliete un vino ottimo perché è veramente un ingrediente importante in questa ricetta: Barbera, Nebbiolo, i miei preferiti. Erbe aromatiche che non mancano mai. Qui ho usato alloro, timo, rosmarino che ho legato con uno spago per fare un bouquet garni e lo lasciamo in infusione. Aggiungo la passata di pomodoro. Ovviamente puliamo con un pochino di acqua. Copriamo e lasciamo cuocere per almeno una mezz'oretta. Non deve cuocere, diciamo, ore come il classico ragù, però facciamo sì che tutti gli ingredienti si incontrino. La pasta ha riposato e come sempre ne lavoriamo un pezzetto alla volta. In particolare questa tenetela sempre coperta perché, come vi ho detto, è idratata molto poco e quindi tenderà a seccare facilmente. Un velo di semola e iniziamo a stendere. Come sempre diamo qualche piega e man mano stringiamo. Guardate quanto è setosa questa sfoglia, è stupenda. Ora, dei tagliarini lunghi così mi sembra un po' eccessivo, però se volete io taglio questa sfoglia quindi a metà e noterete che non è una pasta che appiccica in nessun modo, però giusto una spolverata propiziatoria ce la mettiamo. A me piace rifinire appena appena i bordi. E poi i tagliarini di base si formano come le classiche tagliatelle, però sono veramente veramente molto fini, quindi avvolgo. Iniziamo. A questo punto li pettiniamo e sono perfetti. Vi faccio vedere anche un altro modo per piegare la pasta e poi tagliarla. Quello di prima è, diciamo, forse quello più familiare a tutti. Un altro modo può essere quello di portare l'estremità al centro
e poi piegare su se stesso e via di tagliarini. Io in realtà preferisco questo metodo perché sono meno pieghe alla pasta e quindi la lascio leggermente più distesa, però potete fare quello con cui vi trovate meglio. Lo spessore del tagliarin non dovrebbe superare i 3 mm, poi ragazzi, questi sono fatti in casa, quindi l'importante è che siano ben fini. Questo ragù meraviglioso per comodità lo trasferisco in una bella padella in cui faremo saltare i tagliarin. Nel ragù non ho aggiunto sale perché la salsiccia è già bella saporita, quello che vado a mettere però è una bella macinata di pepe. Lo faccio scaldare, siamo pronti anche per buttare i tagliarini. Questi cuociono in un nulla, ok ragazzi, quindi fiamma bella bella vivace dentro i tagliarini. Se ne fate una dose bella abbondante, però veramente cuocetene pochi alla volta, giusto una mescolata. Sta salendo, sono pronti. Quando sale l'acqua in questo modo vuol dire che i tagliarini sono perfetti. Alzo la fiamma in padella e li faccio ben insaporire nel ragù. I tagliarin tendono ad asciugarsi molto, soprattutto una volta serviti, mentre li mangiamo sul piatto si raffreddano appena appena, quindi tendono ad asciugarsi. Per questo abbondo sempre un po' con l'acqua di cottura e li lascio, vedete, ben morbidi. Ci siamo, non li devo risottare una pasta fresca, quindi spengo il fuoco e aggiungo qualche noce di burro fredda, vado così ad emulsionarla. Fuori dal fuoco aggiungo anche una spolverata leggerissima di parmigiano. Ragazzi, qui insomma bisogna impiattare come tradizione vuole, di generosamente. Poi per me è immancabile ricalcare il ragù direttamente però preso dalla pentola. Ancora un tocco di parmigiano, macinatina di pepe e questo non ha bisogno di nient'altro. Io amo il Piemonte.